È iniziata così la settima prova della quindicesima edizione del Fosso Bergamasco a Valbrembo, tutti al riparo sotto il porticato della chiesa, ma non erano lì naturalmente per entrare, magari poi tanti ci entreranno sicuramente, ma semplicemente per far passare quello che sembrava un diluvio che proprio a 10 minuti dalla partenza si è scatenato. Allora partenza rinviata di un quarto d'ora, 20 minuti circa, e poi in quello che era una frescura che dopo questi giorni di caldo nessuno si attendeva, eccoli lì pronti anche con una partenza falsa, visto che erano diciamo così tutti in preallarme, visto che stava ancora piovendo, non più con l'intensità dei minuti precedenti ma ancora con una buona copiosità. E allora rimandiamo tutti dietro alle transenne per andare a cogliere, le vedremo fra poco, le immagini della nostra Emi Moretti per quanto riguarda la partenza di questa, dicevo, settima prova qui a Valbrembo, dove nonostante il maltempo, nonostante le intemperie e nonostante le nubi minacciose che hanno accompagnato con pioggia, vento e tutto quel che si può dire, questa gara, si sono presentati ancora in 310 alla partenza per poi chiudere più o meno in 300. Tutti a ranghi compatti ancora prima dell'inizio della partenza, ed eccola qua colta da lontano, e vedete con quale intensità sta piovendo ancora, davvero una cosa incredibile anche per noi, e qui devo un po' chiedere scusa, le immagini non saranno certamente belle, devo chiedere scusa a tutti voi, lavorare con un ombrello in mano voi sapete non è certo bello, ma soprattutto cercare di riparare la telecamera da quello che potevano essere danni peggiori. E allora accontentatevi di queste immagini, vedete sono anche un pochettino scure, queste sono ancora abbastanza passabili, qui siamo a 10 alle 9 circa, il gruppo è compatto alle 20 e 50 circa, visto che la gara è stata rinviata, dicevo il gruppo è compatto, ma fra poco con la telecamera, con l'altra telecamera sul passaggio, al passaggio del traguardo, vedrete che già le ombre della sera, ma soprattutto la telecamera che non legge come questa, la seconda telecamera che avevamo non legge come questa, purtroppo le immagini sono e diventeranno sempre più scure, però questo è dovuto anche all'oscurità, nessuno pensava che potesse arrivare, vedete intanto il cielo si illumina di fulmini, saette e naturalmente di pioggia, e naturalmente questo non porta certamente bene alla gara, ma soprattutto alle immagini, però porta bene ancora una volta Giovanni Gualdi, che incurante anche della pioggia se n'è andato subito dopo la partenza e sta conducendo il gruppo al primo passaggio. Qui in effetti siamo a circa 2,5 km, 3 km degli 8 che devono percorrere per questa nona edizione della Valbrembo al galoppo, corsa podistica su strada, come dicevamo, organizzata dall'Associazione Associazione Sportiva Dilettantistica FO di Pe. Una gara che ha il suo fascino proprio perché viene corsa anche nella zona, si sviluppa attraverso tutto il territorio di Valbrembo, un giro unico, e con il passaggio anche nella zona del Volo a Vela, del Parco Faunistico Le Cornelle, insomma più o meno in quelle zone, e effettivamente diciamo che la suggestività dei posti sarebbe stata davvero bella poterla visitare, magari anche con più immagini rispetto a quelle che vi daremo. Di questo chiedo la vostra comprensione, soprattutto chiedo insomma così di capire che non è sempre facile nemmeno lavorare in queste condizioni. Qui come vedete le immagini sono ancora passabili sul traguardo, poi alla fine, ma anche quelle sul percorso non sono certamente delle migliori. Chiedo scusa agli amici naturalmente dei FO di Pe che hanno chissà quanto ci hanno messo per organizzare questa nona edizione del Valbrembo al galoppo, e adesso invece si trovano qui, diciamo così. È vero che il successo comunque è stato garantito dalla manifestazione, ma sicuramente non hanno avuto la compiacenza di dire sì, è stata effettivamente una bella manifestazione, anche se il numero dei partecipanti, forse i partecipanti stessi a queste intemperie sono abituati e certamente non hanno fatto tante storie e tante polemiche. Allora, bando alle ciance, andiamo a vedere il passaggio ancora del resto del grande gruppo, 300 e passa partenti, proprio davanti alla chiesa parrocchiale a una decina di metri, forse 20, da dove la gara è iniziata.
E abbandoniamo la postazione della EMI, andiamo qui dove c'è questo svincolo praticamente sulla strada che porta, credo, a Paladina per vedere il passaggio ancora di Giovanni Gualdi in testa al gruppo. Ecco, vedete qui il suo vantaggio è già aumentato nei confronti, mi pare che sia Regazzoni, e vicino a lui mi pare di aver visto anche Fausto Gavazzeni. O forse non ho visto bene il nome, Regazzoni di sicuro, e non ho visto se era Antonio Toninelli, forse Antonio Toninelli piuttosto che Fausto Gavazzeni, sinceramente non ho visto il numero e mi è sfuggito. Qui vedete sull'asfalto ancora la pioggia che rimbalza, i segni che ci sono e sono imperiosi, mentre vediamo passa anche Vezzoli, è passato Michele Dallara, è passato anche credo Jets Driss e tutti gli altri, insomma, pronti a inseguire, ma con Giovanni Gualdi che fa da battistrada e a che ha guadagnato già un bel po' di margine. Voglio soltanto dirvi in pratica che da qui, dalla zona dell'abitato di Valbrembo, siamo in periferia dell'abitato di Valbrembo, un grazioso paese, anche lì non abbiamo potuto nemmeno cogliere qualche immagine, ve le mostreremo in notturna le immagini appunto del paese, e praticamente qui si spostano nella parte bassa verso il fiume, dove c'è per intenderci, non meno troppo verso il fiume, comunque verso il campo di volo a vela, dove c'è il parco faunistico Le Cornelle, perché Valbrembo voi sapete che oltre al volo a vela ha appunto il comune dove c'è il parco faunistico Le Cornelle, che è una delle attrazioni più importanti dell'intero panorama bergamasco per quanto riguarda gli animali anche esotici che in questo sono custoditi in questo parco faunistico. Dobbiamo dire davvero una grande attrazione che tutti gli anni richiama migliaia e migliaia di turisti, e soprattutto una grande attrazione anche per i bambini. E poi naturalmente lì vicino il volo a vela, che è un altro luogo importante per i tanti appassionati del volo a vela, con questi aerei che non hanno motore, che sfruttano le correnti d'aria quando, una volta che hanno preso il volo. Bene, mi sono dilungato, il passaggio concorrenti e anche le concorrenti, e fra poco naturalmente, prima della conclusione, vi daremo l'ordine d'arrivo dei primi 20, ma soprattutto poi durante le premiazioni andremo a sviscerare quella che è la classifica di questa settima prova. Vi ricordo che in precedenza si è corso la prima prova a Cologno al Serio, la seconda a Semonte di Vertova, la terza a Carobbio degli Angeli, la quarta a Bariano, la quinta a Corte Nuova di Sopra, settimana scorsa si è corso a Torre Boldone e appunto in questo settimo appuntamento si è a Valbrembo. Poi l'ottava prova sarà a Spirano, la nona a Zanica, la 10 a Mozzanica, e si concluderà il tutto il 12 luglio con l'undicesima prova, non più di venerdì sera ma di sabato pomeriggio, a Selvino, dove ci sarà la gran chiusura di questo Fosso Bergamasco, quindicesima edizione, data 2014. Qui l'hanno voluto davvero tutti gli appassionati, in particolare l'UISP, in particolare naturalmente la Federazione Italiana di Atletica Leggera, ma tutti coloro che amano correre e che si danno appuntamento. Vi ricordo peraltro che ci sono diverse fasce di categorie, la A, B, C e D, e per quanto riguarda le categorie maschile, dai più giovani ai meno giovani, categoria F, G e H per le donne che anche in questa serata di intemperie, se vogliamo, erano abbastanza, anzi oserei dire davvero numerose. Ve ne parlerò fra poco, dopo qualche minuto di immagini senza commenti.
E rientriamo con un breve commento, anche perché fra poco ci sarà di nuovo il passaggio degli atleti dal giro lungo di ritorno. Il tempo però di sbirciare, questa è la palestra, credo, di Valbrembo, la palestra nuova. Credo sia Valbrembo, adesso non vorrei sbagliarmi, magari qualcuno mi corregge. Siccome pioveva, ho cacciato dentro la testa e la telecamera soprattutto, e ho visto davvero un grande complesso che già era sfruttato dagli appassionati. E poi con le immagini ci portiamo ancora sulla strada, ma dove c'è una breve deviazione e dove poi noi andremo a percorrere questa deviazione con Giovanni Gualdi, che è ancora in testa. Qui siamo più o meno a un chilometro dall'arrivo, e Giovanni Gualdi, vi ricordo che erano 8 i chilometri da percorrere, è in testa ed è abbastanza tranquillo lì, solitario, con circa un 30-40 secondi di vantaggio nei confronti di coloro che inseguono. In particolare abbiamo visto Antonio Toninelli e Andrea Regazzoni, mentre questi è Fausto Gavazzini. Avevo visto giusto, allora è stato Toninelli che era nel gruppo degli inseguitori, che è riuscito a recuperare, mentre qui andiamo con Marco Spreafico. E poi abbiamo visto Stefano Locatelli, questi invece Marco Vezzoli, e questi sono gli immediati inseguitori, mentre i bagliori nel cielo continuano, e in mezzo a questi alberi vi garantisco che ho avuto un attimo di paura. È arrivata una folata di vento, sono partito io, l'ombrello, la telecamera, è partito tutto, e davvero ho avuto un attimo di sbandamento e di, non dico paura, mentre arriva, transita perlomeno anche Reduano e Quassur, e dicevo sicuramente stando sotto gli alberi non è mai piacevole. Lì c'era un po' di piante che naturalmente fomentavano, ecco, le vedete, aumentavano ancora di più l'intensità del vento, con questi rami che addirittura arrivavano giù a toccare per terra. Però insomma siamo riusciti a restare indenni, incolumi, e a registrare il passaggio di tutti o quasi tutti gli atleti, e credo forse me ne è sfuggito qualcheduno proprio quando sono finito per terra con la telecamera, e naturalmente quello lo abbiamo dovuto tagliare perché non è stato piacevole nemmeno per il sottoscritto. Però tutto sommato, dicevo, riusciamo anche in questa occasione a darvi delle immagini che non saranno bellissime per quanto riguarda la visibilità, visto che si vede appena appena, però insomma documentano che chi ha passione per questo sport riesce anche a superare la pioggia battente, e riesce a superare anche il vento, questo piccolo tornado, chiamatelo come volete, che si è scatenato prima perché io, scendendo da Albino, andando proprio verso venerdì sera, sto parlando andando verso Valbrembo, sto parlando di venerdì scorso naturalmente, e praticamente ad Albino è arrivato alle ore 19, è durato un quarto d'ora 20 minuti con grandine, non grandine, vento, davvero anche momenti di paura. Poi pensavamo di averlo superato nello scendere a Nembro, perché a Nembro in quel momento c'era un momento di drammaticità e così via, e invece arriviamo a Bergamo e abbiamo incontrato quest'altra perturbazione che poi è arrivata all'orario di partenza proprio qui a Valbrembo. Tra l'altro un traffico incredibile, ma questo, eccolo qua, è il momento delicato, e vi garantisco che qui ho salvato soltanto alcune delle immagini, ma dicevo si è scatenato davvero col Giove Pluvio, con questo vento soprattutto, perché non è grandinato a Valbrembo, perlomeno lì dove eravamo noi, ma non credo, però insomma momento di panico c'è stato davvero. Ancora qualche attimo soprattutto di riflessione su queste immagini, eccolo qua, ancora un problema davvero incredibile. Ogni tanto avrei potuto tagliare anche questo, invece l'ho lasciato per il semplice fatto, per far capire insomma che chi era lì naturalmente a correre sa benissimo che cosa è successo e che cosa ha provato quando arrivavano quelle folate di vento lì. Magari voi che non c'eravate, che siete seduti sul divano davanti al teleschermo o al computer, insomma pensate: ma cosa dice questo? Invece si vedono le piante, ma si vedono soprattutto quel chiarore che sembra sereno, ma che sereno non era, se non nuvole cariche di pioggia e magari anche di chissà che cosa. Però, ripeto, qualche piccolo problema, ma non è successo niente. Integerrimi, abbiamo poi continuato nel cogliere quelle che erano le immagini di questa gara, anche se qui sono piuttosto traballanti.
E qui purtroppo non c'era luce a sufficienza, vedete, ci siamo spostati, ecco lì sulla destra dove c'è quella luce, quella porticina, quella lì è la palestra nuova. Vi ripeto, io non conoscendo questi posti, magari sto raccontando una baggianata, potrebbe essere la palestra di Valbrembo, forse di Paladina, non ne sono assolutamente sicuro, chiedo venia, non era il momento di chiedere a qualcuno notizie in proposito, e allora prendete così questo, diciamo questo annuncio così come ve l'ho dato. Guardate sulla destra il cielo come si sta preparando di nuovo a scatenarsi, anche se qui continuava a piovere, non con un'intensità diciamo di quelle da far paura, però sicuramente con tanta pioggia. Qui ci avviciniamo ancora dove c'è la cappella ricordo degli alpini, proprio di questo paese, ripeto, non so se Valbrembo o Paladina perché siamo proprio al confine, e naturalmente e poi adesso ci avviciniamo qui al attraversamento di nuovo della strada, ci avviciniamo a quello che è il punto di arrivo. E allora, visto che abbiamo ancora qualche tempo prima di vedere l'arrivo, io direi lasciamo scorrere ancora un po' queste immagini, poi sulle immagini di Mimoretti ancora un po' più scure all'arrivo all'interno del centro storico, proprio davanti alla chiesa parrocchiale di Valbrembo, andremo a darvi la classifica ufficiale dei primi 20 al traguardo, poi daremo la disamina delle varie categorie durante le premiazioni. E rientriamo dunque, eccoci qua, arriva in bicicletta, anche per lui momenti di paura, arriva ancora la sagoma di Giovanni Gualdi, eccolo qua, il giovane che abita tuttora a Cerete, che va a vincere e chiude con il tempo di 25:57
e vince la sua, credo, quarta prova del circuito. Al secondo posto Antonio Toninelli, che sul finire ha avuto la meglio nei confronti di Andrea Regazzoni. Dunque secondo Antonio Toninelli, terzo Andrea Regazzoni, dovrebbe giungere buon quarto solitario, eccolo Fausto Gavazzeni che va a chiudere con il tempo di 27.34, mentre Toninelli ha chiuso esattamente a 20 secondi di ritardo da Giovanni Gualdi, e subito dopo, qualche secondo dopo, ha chiuso anche Andrea Regazzoni. Quinto posto per Marcos Preafico, al sesto Michele Dallara con la maglia del Gava Vertova, settimo posto per Stefano Locatelli, questo invece col cappellino dovrebbe essere sì e lui Marco Vezzoli, ottavo posto per lui, mentre la telecamera ritorna indietro, qualcosina si vede anche se non in maniera sufficiente. Andiamo a registrare l'arrivo di Jets Driss, eccolo qui il giovane nordafricano, poi al decimo posto ancora un giovane nordafricano qua sul Red One, e adesso andiamo a vedere all'undicesimo posto l'arrivo di Mauro Arnoldi, per lui 28.35 il tempo, il bravo Simone Fornoni, eccolo qua, giovane, va a chiudere al dodicesimo posto, tredicesimo, vedete che arrivano alla spicciolata, e tredicesimo posto per Riccardo Rottoli in volata, che va a avere la meglio nei confronti di Giovanni Rota, quattordicesimo, e poi Abdellatif El Farici al quindicesimo posto, Antonio Rondi sedicesimo, adesso aspettiamo, dovrebbe arrivare, se non ho fatto male i conti, dovrebbe arrivare proprio adesso Paolo Tomasoni, eccolo Paolo Tomasoni diciassettesimo, Vincenzo Persico diciottesimo, Manuel Mangili diciannovesimo, e poi al ventesimo posto Marco Leoni. Questa la classifica dei primi 20, naturalmente in ordine di come sono arrivati, diciamo così, la classifica dei primi al traguardo, ma fra poco inizieremo a darvi numi e diciamo precisazioni anche per quanto riguarda la classifica delle varie categorie, che come vi dicevo, lo voglio ricordare, sono ben 8 le categorie in gara, 5 maschili e 3 femminili. La categoria F, quella dei più giovani, per quanto riguarda il settore femminile, la categoria G e H, sempre femminile, invece A, B, C, D e categoria E per i maschietti, con appunto 5 categorie, di cui ve ne parleremo fra poco per quanto riguarda l'ordine d'arrivo di questa settima prova poco fortunata, ma che ha avuto davvero comunque un grande successo.
E mentre si stanno ultimando gli arrivi, andiamo a darvi le varie classifiche per le varie categorie, iniziando dalla categoria E maschile, mentre con le immagini andiamo a vedere subito il dopogara presso questo centro polifunzionale che mi pare sia a servizio dei comuni appunto vicini anche a Valbrembo, come potete vedere. Le classifiche, dicevo, la categoria, nella categoria E maschile il primo posto è andato a Franco Possoni con il tempo di 31-31, al secondo Claudio Nessi, al terzo Roberto Orlandini, al quarto Franco Poma e al quinto Flavio Mangili. Nella categoria D, sempre maschile, ha vinto Paolo Tomasoni davanti con il tempo di 29-09, davanti a Marco Busi, terzo Ezio Rovelli, quarto Pietro Romelli, al quinto posto Paolo Poggi. Andiamo nella categoria C, dove qui la spuntata Jazz Driss con il tempo di 28-11, secondo Giovanni Rota, al terzo Abdellatif El Farici, quarto Cristian Pesenti, quinto Giulio Valsecchi. E adesso, mentre qui vediamo il futuro del Fodipè, andiamo nella categoria B, che è poi anche la categoria assoluta, perlomeno per i primi quattro. Ha vinto Giovanni Gualdi davanti con il tempo di 25-57, davanti ad Antonio Toninelli, terzo Andrea Regazzoni, quarto Fausto Gavazzeni e quinto Michele Dallara. Ultima categoria maschile, la A, dove c'è la vittoria di Marco Spreafico, quarto assoluto, con il tempo di 27-44, secondo Stefano Locatelli, terzo Redowan Quassur, al quarto posto Simone Fornoni e quinto Riccardo Rottoli. E adesso andiamo nelle categorie femminile, mentre qui iniziano le premiazioni vere e proprie. Andiamo nelle categorie femminili, iniziamo dalla categoria, mentre qui ci sono le categorie maschili, poco cambia, le classifiche, le premiazioni maschili, dicevo. Nella categoria H, qui si registra la vittoria di Lilia Rita Quadri, che è anche la prima in assoluto di tutte le donne che vi hanno partecipato, il suo tempo 32.08, al secondo posto Nives Carobbio, terza Esther Scotti, quarta Simona Bernini e quinta Marina Peracchi. Queste due difendono i colori del Gav Vertova. Per quanto riguarda la categoria G, il primo posto è andato a Daniela Maier con il tempo di 32.41, seconda Sonia Opi, al terzo posto Anna Carla Gherardi, quarta Lara Donadoni e al quinto posto Santina Picenni. Ancora una categoria, quella della categoria F delle più giovani, e qui c'è stata la vittoria di Serena Scalvini con il tempo di 32.40. Secondo posto Eugenia Maria Rossi, al terzo Alice Colonnetti, al quarto posto Laura Agostinelli e a chiudere questa classifica che noi conteggiamo fino al quinto posto Laura Ferrari. Bene, questo era naturalmente le varie classifiche, mentre vedete qui iniziano proprio le premiazioni per quanto riguarda appunto tutte le donne, e soprattutto si inizia da quelle più giovani, ma noi siamo quasi vicini alla conclusione, no? Per la verità abbiamo ancora un po' di immagini del nostro servizio e questo tempo lo uso per ricordarvi ancora che il Fosso Bergamasco continuerà e noi cureremo anche quelle immagini venerdì 20 giugno alle ore 20:30 a Spirano, dove a Spirano si organizza una manifestazione che è chiamata, eccola qua, l'undicesimo trofeo Antonio Carrara alla memoria, valida come ottava prova del Fosso Bergamasco. Saranno 7 km del tracciato, come al solito. Non ci sarà la partenza per i ragazzini, dunque partenza, chiusura iscrizioni alle 20:15, partenza alle ore 20:30. Dopo Spirano, altra bella manifestazione con il gruppo podistico Insieme con Amicizia di Zanica, esattamente il 27 di giugno, dove appunto questo gruppo podistico Insieme con Amicizia, in collaborazione col gruppo missionario Daniele Camboni, Libera Associazione Donatori di Sangue, organizza questa 17ª festa del volontario, nella quale è appunto inserita anche la nona prova
del Fosso Bergamasco, che come ho detto si correrà a Zanica. Qui ci saranno, oltre naturalmente alla gara, ci sarà un vero e proprio almeno 10 giorni di festa in quella che è una manifestazione che si chiama Abbraccia il Mondo. Ecco la Nives Carobbio che va a ricevere il suo meritatissimo premio, mentre sul gradino del podio adesso andrà a salire Lilia Rita Quadri, eccola qui inquadrata, che anche in questa occasione ha dimostrato di essere la migliore. Complimenti a lei, complimenti agli organizzatori che sono riusciti, nonostante il brutto tempo, davvero a dare un tocco particolare a questa serata. C'era una bufera incredibile, ma tutto è filato per il verso giusto. Ultime immagini, quelle di Valbrembo by Night.